Buongiorno. Nuovo candidato. Perché parliamo, perché non rispondi? I dibattiti televisivi non li vuoi fare, hai paura di fare i dibattiti. Mamma mia, rispondi. Rispondi, hai paura di fare i dibattiti. Io non ti rispondo. Parla dell'Ilva, parla dell'Ilva. Quale progetto? Perché non sai cosa rispondere. Non so cosa rispondere. E perché non partecipi ai dibattiti televisivi? Te la fai sotto? No, rispondi. Perché? Sei il candidato più simpatico d'Italia. Lo diranno. Rispondi, perché non partecipi ai dibattiti televisivi? Io vado ai dibattiti televisivi con i candidati sindaco, in condizione di par condicio con i candidati sindaco. Hai rifiutato tutte le emittenti. Vieni a IoTV. Perché ti sei tirato indietro? Prontissimo. Perché ti sei tirato indietro? Ma non è vero, non dico bugie. Allora vogliamo stabilire un giorno? Sono disponibili dalla prossima settimana. La testata il giorno. E la testata ti ha invitato, e tu più volte hai rifiutato. Hai addotto impegni. Allora, qual è la tua opinione sull'Ilva? Sul futuro dell'ex Ilva? Risponderò ai giorni. No, rispondi ora. È un dibattito televisivo, non a te. Vuoi che è bellissimo fare un confronto. No, lascia perdere, Gesù sta in cielo e ci protegge tutti. Meno male. Perfetto. Ci deve proteggere a tutti, Luigi. Tu hai governato 4 anni e mezzo con Menucci. Luigi, non è vero, lasciami stare. Come non è vero? E perché non rispondi? Perché con te non voglio parlare. Sono così brutto, sporco e cattivo. Non voglio parlare con te in un dibattito televisivo in condizioni. Ma se non partecipi, li rifiuti i dibattiti televisivi. È vero, stai continuando a mentire. E quando verrai in TV? Mamma mia. Vabbè, senti, una cosa, ho visto che stai facendo tantissimi manifesti, sei così ricco. Luigi, io non ti rispondo. E chi ti finanzia eventualmente? In maniera lecita e per carità. Luigi, io con te non voglio parlare se non in condizioni di... Allora, vedete, questo è il candidato sindaco Musillo. Sono io, Walter Musillo. Ecco, io avrei voluto con Walter fare un bel confronto. Lui lo rifiuta davanti a tutti. Io non rispondo. Sono pronto a fare un confronto con Luigi in condizioni di par condicio. Ma non partecipi alle emittenti, agli inviti. Con la gente, non con te, lui che parla a fare con te, io con la gente devo. Ma se tu non arrivi manco al ballottaggio. Lo so. Dove devi scappare? Ci sto provando, è democrazia. Signori del centrodestra, uomini di destra, questo è l'ex segretario provinciale del PD. Come potete votarlo? Un uomo di sinistra, ex segretario del PD che vuol fare il candidato del centrodestra e della destra. Buona campagna elettorale, Walter. Ciao.